Amici della Giulia, un cordiale e affettuoso saluto, buonasera e bentrovati ad un nuovo numero di SOS Campania. Continua il nostro viaggio nella politica cittadina anche in funzione delle prossime elezioni comunali che si terranno a maggio. E stasera abbiamo il piacere di avere nei nostri studi qui della Giulia eh, il Presidente di Farecità Gianni Lettieri. Buonasera Lettieri. Buonasera a voi, complimenti per la sigla, bellissima, complimenti veramente. Grazie, grazie um, ai nostri tecnici. Uh, Gianni Lettieri che si... Sì, eh, e, diciamo così, si sì, candida, è stato investito ufficialmente anche nella candidatura per quanto riguarda il centrodestra, per quanto riguarda le liste collegate a Forza Italia per l'elezione appunto eh, al sindaco di Napoli. Gianni l'Irettiri che già ci aveva provato eh, quattro anni fa, eh, che differenza c'è tra quella elezione e questa? Innanzitutto io mi candido alla testa di un movimento civico per salvare la città di Napoli. Come lei sa, o come tu sai, come preferisci, io sono un imprenditore, amo fare l'imprenditore, amo una sola cosa più del mestiere che faccio, oltre alla mia famiglia ovviamente, la mia città. Non riesco più a vedere la mia città in questo stato, non mi rassegno al declino della mia città e allora ho deciso di metterci la faccia di scendere in campo di non stare più in tribuna. Questa cosa l'ho decisa già quando ero presidente degli industriali che mi interessava della città di Napoli e poi quando me l'hanno chiesto di fare oramai quattro anni e mezzo fa, cinque anni fa, sono rimasti in Consiglio Comunale, ho fatto opposizione alla peggiore amministrazione di sempre che c'è stata in questa città e io ho in mente le soluzioni per Napoli. Ecco, e questo è il motivo e ringrazio chi nei partiti ovviamente appoggia il mio progetto civico per salvare Napoli. Sì, um, mi piace stasera andare un po' però nello specifico perché io ascolto sempre tutti i candidati, bei propositi, belle idee. Ma se mettessi il nastro indietro a quattro anni fa sarebbero gli stessi propositi, le stesse idee, però non realizzate. Sto parlando dei grandi temi come quelli del porto, come quelli di Poliest, come quelli di Bagnoli, come quelli del rilancio complessivo della, della, del turismo e della mobilità. Insomma, sono temi sempre scottanti, Lettieri. Lei. Come pensa di affrontarle? Ma per la verità c'è una bella differenza, nel senso che io ho detto le cose che bisognava fare cinque anni fa, le cose che aveva necessità la città di Napoli e guarda caso quelle cose che io dicevo si sono realizzate. Io cinque anni fa dicevo il comune è in dissesto, ci vuole una legge speciale per il comune di Napoli e 500 milioni di euro perché sono quelli che mancano. Dall'altro lato mi dicevano il comune non è in dissesto. Non c'è bisogno di nessuna legge speciale abbiamo i soldi sui conti correnti. Poi, guarda caso, appena arrivati là il comune è in dissesto, non ci sono i fondi, la legge speciale c'è stata e non hanno avuto 500 milioni di euro. Questa amministrazione ha avuto 1 miliardo e 300 milioni di euro, che è un fiume di denaro. La seconda cosa che io dicevo: per, per risolvere il problema dei rifiuti, bisognava mandare i rifiuti all'estero in maniera provvisoria, avevo individuato i paesi, avevo individuato le società per pulire le strade e poi bisognava fare gli impianti. Dall'altro lato mi si diceva mai rifiuti all'estero, raccolta differenziata al 75%. Adesso se non abbiamo i rifiuti per strada, ma non abbiamo risolto il problema perché siamo sempre in emergenza, è perché mandiamo i rifiuti all'estero dove io ho indicato a questa amministrazione dove mandare i rifiuti e con quale società mandarli. Tutte le cose che io ho detto che bisognava farle... Purtroppo si sono verificate, ma questa amministrazione non le ha fatte perché è incapace a realizzare le cose. Ecco, non ci dimentichiamo che mandare i rifiuti all'estero però ha un costo notevole che poi viene riversato sulla bolletta dei cittadini. Quindi sarebbe utile poi pensare veramente di creare degli impianti o comunque trovare una strada diversa perché la tassa sui rifiuti è veramente alta. Per questo bisognava farla solo per un periodo provvisorio, fin quando non realizzavi gli impianti. Invece adesso è diventato un sistema come dire, strutturale e i rifiuti continuano a mandare ancora oggi. Partono le navi per mandare i rifiuti all'estero e fortunatamente funziona anche l'impianto di Acerra, altrimenti avremmo i rifiuti al secondo piano. Bisognava fare una cosa temporanea e poi fare gli impianti. Non è stato fatto un solo impianto di compostaggio. La raccolta differenziata è ferma alla percentuale dell'amministrazione di Ervolino, forse anche qualche cosa sotto e non qualche cosa sopra. E, ogni, e la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti a ogni napoletano costa 250 euro dal neonato alla persona anziana. È una cifra enorme, una famiglia di quattro persone paga 1000 euro all'anno, che è una tredicesima, solo per lo smaltimento dei rifiuti. Però, attenzione, paga una cifra enorme per lo smaltimento dei rifiuti, ma abbiamo le strade piene di rifiuti, abbiamo le strade sporche. Sì, um, l'Italia si è caratterizzato in questi ultimi anni per un salvataggio importante. Quello dell'Atitec, l'ex azzina di manutenzione di Alitalia. Eh, questa è stata un'operazione un importante, Lettieri. È importante per la mia città, questo è, lo, è un orgoglio per i napoletani. Quando io ero presidente degli industriali mi è stato chiesto di fare questa operazione per salvare questa società che non voleva nessuno perché gli imprenditori che avevano preso Alitalia. Si rifiutavano di rilevare anche Alitec, che era la società di manutenzione dell'Italia. Mi fu chiesto di fare questa operazione, io convocai come presidente degli industriali un po' di imprenditori per portarmi dietro a fare questa cosa. Uscivo da un settore complicato che era il tessile, dove ho operato per oltre 30 anni, ho avuto uno stabilimento in India, negli Stati Uniti, eh, in Sud America. Ero uscito dal tessile, avevo fondato una società di private equity che si chiama Medidie. Convocai attorno al tavolo una serie di imprenditori per partecipare a questa operazione, come avevano fatto per Alitalia, ma alla fine, quando si trattò di capitalizzare la società e mettere fuori circa 12 milioni di euro per rilevare l'azienda e per risanarla, mi trovai solo, eh, siccome la visitai ed era un'eccellenza e mi piaceva, questa cosa l'ho fatto da solo, sono orgoglioso, l'azienda è stata salvata, quando sono arrivato c'era un solo aereo negli hangar, adesso sono gli hangar pieni di aerei, è in crescita, abbiamo fatto un'operazione di joint Venture con Alenia, siamo diventati il polo internazionale di manutenzione basato a Napoli, in Italia, ed è una cosa importante. Per la prima volta un'azienda è stata salvata da un napoletano e senza un euro pubblico, senza aiuto pubblico. E questo vuol dire che quando poi si vogliono fare le cose si realizzano. Uh, ho letto un po' uh, i suoi programmi durante questo inizio di campagna elettorale e ho visto che lei ha, ha, si è basato molto sul tema della sicurezza. Ha detto: Sono stanco di leggere, di sentire, di ascoltare eh, lamentele di eh, genitori, eh, di residenti, di eh, avventori di bar. Insomma, si lamentano tutti e poi succedono anche le cose che non dovrebbero succedere in questa città. Cioè, eh. Noi abbiamo in questa città due problemi principali. Uh, il primo, che è quello del lavoro su cui bisogna investire e creare lavoro e, e quella è una cosa che ho ben in mente, per cui la priorità è il lavoro. Che cosa hai in mente? Lavoro, lo dico mi lavoro. Far molto. partire un grande eh. piano di investimenti, oggi lo sviluppo nelle città non avviene più attraverso le industrie pesanti, le industrie pesanti in città non si possono più realizzare, l'unica industria grande in Italia a Napoli è Atitec che sta a Capodichino di cui parlavamo prima, lo sviluppo nelle città avviene nelle città metropolitane, ma lo dice la comunità europea, non lo dico io. Avviene con le grandi opere di riqualificazione urbana, con il terziario, con il turismo, con i servizi. Tenga presente che lei, quando arriva a Napoli e si affaccia dall'aereo, quando atterra a Capodichino e si affaccia dall'aereo, vede che a Napoli non c'è una gru. Lei, quando atterra a Milano e si affaccia dall'aereo, vede che Milano è piena di gru, Londra è piena di gru, Parigi è piena di gru. Una città senza gru è una città morta. E io ho in mente un piano di riqualificazione delle periferie, solo per le periferie, una spesa di 2 miliardi di euro. So dove prendere i soldi dalla Comunità europea, perché non ci dimentichiamo che noi facciamo ritornare indietro i soldi della Comunità europea non spesi. Per quest'area dove siamo noi adesso, cioè Porto e Napoli Est, abbiamo perso 440 milioni di euro, che io voglio recuperare. Per il centro storico. 240 milioni abbiamo perso. 240 milioni, adesso sono rimasti 100, ecco. ma. Entro dicembre bisognava realizzare, abbiamo avuto una proroga. Ma io ho, pa ho paura che si perderanno anche questi 100. E poi in tutto il mezzogiorno, oltre 10 miliardi di euro sono ritornati indietro alla Comunità Europea. Quindi lavoro, lavoro, lavoro facendo investimenti. Se è vero, come è vero, che ogni 500.000 euro investiti nell'edilizia porta 6 posti di lavoro, faccia il conto di quanti posti di lavoro possiamo realizzare con questa operazione. Ma soprattutto mettere a posto le periferie perché Napoli deve diventare una città vivibile in tutte le aree e poi il problema serio che noi stiamo attraversando a Napoli in questo momento e poi parliamo anche di sicurezza è che la periferia a Napoli oramai non è più un luogo individuato in maniera geometrica, la periferia è ciò che in questo momento non rende vivibili le persone, c'è uno stato d'animo è diventato la periferia. Questa zona qua, che dovrebbe essere centrale, è diventata periferia. Il mio quartiere dove sono nato e cresciuto, la Duchesca, Porta Capuana, Piazza Garibaldi, è diventata periferia. Il mercato è diventata periferia. La periferia non è più quello che sta fuori dal cerchio. Dal centro, alla periferia, oggi, ripeto, è uno stato d'animo dei napoletani che vivono, anzi, che non vivono la città. E per rendere vivibile quella zona bisogna fare un grande piano di investimenti. Io voglio che la, i turisti devono andare a pianura, devono andare a visitare la discarica di pianura, che io farò diventare un grande parco pubblico. Voglio che i turisti vadano a Barra San Giovanni, a visitare la spiaggia di San Giovanni, che io farò diventare di nuovo balneabile. Cioè, quella è la vera sfida, far arrivare i turisti in questa zona. E poi... Se tu risolvi i problemi delle aree degradate, risolvi in parte anche il problema della criminalità. Perché più alto è l'indice di degrado, più alto è la trascuratezza delle si zone, più alto è l'indice di criminalità. E poi ho in mente un piano che è questo. Io voglio fare un corpo di polizia urbana, Beh, parlava 300, vici, eh, 300 poliziotti, Polizia municipale, polizia municipale che affianca le forze dell'ordine, ma anche da soli e poi affianca le forze dell'ordine sul modello di New York che rispondono direttamente al sindaco. E questo corpo di polizia urbana, al cui comando ci sarà una persona esperta che combatte la criminalità, avrà un presidio in ogni quartiere e questo farà solamente Controllo e sicurezza del territorio e poi voglio ripristinare l'operazione strade sicure, l'esercito, che non vuol dire militarizzare la città ma significa avere l'esercito a fianco polizia e carabinieri per presidiare le strade. Non per fare nomi però forse questa traccia fu data qualche tempo fa proprio da Luigi Sementa che è stato poliziotto della Polizia Municipale, tra l'altro arriva dai carabinieri, che eh, destinò un po' di vigili anche per delle attività... Di controllo, ufficio un ottimo lavoro. Sì, 15-20 cioè. persone, sì. ma ci, vuole, ci vogliono almeno 300 eh, persone. letto, però lui aveva queste risorse sì, di sì, sì, uomini. No, certo. Va bene, va bene. Ehm, voltiamo pagina, voltiamo pagina, anche perché. Mh, ma eh. i fondi per fare tutte queste cose, voglio precisare agli, sì. agli aspettatori. I soldi per fare questo ci sono. Non è vero che i soldi non ci sono. E quando mi dicono. Non ho i soldi per fare le cose. Allora la risposta è se non puoi fare niente perché dici che non hai i soldi devi andare via. Non è che stai seduto là perché ti serve lo stipendio. Non posso fare niente perché non ho i soldi. E che ci fai là? Ti rubi lo stipendio. Perché se tu stai là e dici non posso fare niente perché non ho i soldi, ti stai rubando lo stipendio. Devi andare via. E non è vero, i soldi ci sono. C'è incapacità. A proposito di stipendio, lei ultimamente ha detto non mi interessa andare a Roma o a Bruxelles, né tantomeno lo stipendio da sindaco. Che intendo distribuire. Sono stufo, non mi rassegno al declino della città. Non è che io voglio a tutti i costi fare il sindaco, se si va avanti qualcuno con un progetto che mi piace, sono pronto ad appoggiarlo. Chi sarebbe questo qualcuno? E e purtroppo non ce n'è. Cioè, purtroppo non ce n'è perché io sono stufo di dare credito a chiacchieroni e populisti. Io voglio che ci sia a, a iniziare l'opera di risanamento e di rilancio della città di Napoli uno capace. Che ha saputo nella vita, di, ha dimostrato e ha saputo gestire anche situazioni complesse, perché di questo si tratta. Uno che sa trovare i soldi per fare gli investimenti, uno che sa creare lavoro, uno che si sa prendere la responsabilità in primis e uno che fa il sindaco in prima persona e non che fa la macchietta che i napoletani votano quella persona e poi il sindaco magari lo fa un altro. O circondato da una squadra adeguata e gli assessori devono essere non politicanti, gli assessori devono essere persone che hanno saputo dimostrare nelle proprie aree di competenza di aver fatto bene. Io voglio innescare un ciclo virtuoso nella mia città e poi voglio ritornare a fare l'imprenditore. Perciò dico che lo stipendio non mi serve, non è che io cioè, trascuro... Uh, I soldi, anzi, ci mancherebbe. Altro. Ma siccome, sì, infatti, sì. ma siccome io voglio ritornare a fare l'imprenditore e lo abbandono per un periodo per dedicare la mia città e poi la voglio affidare ai giovani, cioè voglio essere una transazione tra il disastro che hanno combinato questi in questi anni e il futuro che voglio dare ai nostri ragazzi. E quindi, per fare questo, ho in mente un piano. Dopodiché, io ritorno a fare l'imprenditore se, ovviamente, i miei, famiglie, i miei figli, i miei manager mi, cons mi, mi consentiranno di rientrare. In azienda, e per fare questo, lo stipendio da sindaco lo metto su un fondo che sarà messo a disposizione per le famiglie bisognose. Parliamo un attimo degli altri competitor, che eh, leggo sui giornali: stanno litigando, si scambiano accuse a veleno, sia Bassolino, in questo momento in campo, sia De Magistris, eh, tralasciando gli altri che non ci sono. Però, eh, perché questo clima? Ma Devo essere sincero: questo è un clima che. che, che, che che mette fuori e che inasprisce, il clima lo inasprisce, e genera violenza, isticazione alla violenza che fa De Magistris da un po' di anni, non ci dimentichiamo che l'ha fatto anche su di me, adesso ha iniziato a farlo con Bassolino, Bassolino risponde a De Magistris, insomma io li faccio andare avanti per conto loro, penso solamente ai problemi, alle soluzioni della città, però devo dire che è abitudine dei De Magistris questa, anziché parlare dei problemi delle soluzioni la butta sempre in Caciara, la butta sempre in rissa. Ecco, ecco non si corre il rischio Letti che la gente poi eh, stanca di questo teatro, di, della politica che invece l'uno contro l'altro senza risolvere i problemi, poi lasci campo a quelle espressioni politiche eh, che entrano da poco, come per esempio il Movimento 5 Stelle che non, di cui non c'è traccia ancora al momento, ma che alla fine potrebbero risultare una grande sorpresa. La gente è ovvio che se vede che, la gente, che, 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 che i politici, in questo caso dei magistris, continuano a offendere anziché parlare dei problemi della città si stufa. E anche i Movimenti 5 Stelle, i Movimento 5 Stelle ha i suoi problemi a partire da quello che è successo a Quarto ovviamente. Però io penso che oggi parlare di una città... Non è parlare in politichese, non è aggredire l'avversario, è far capire ai napoletani quali sono i problemi e quali sono le soluzioni. La mia abitudine, anche quando contesto qualche cosa a questa amministrazione e dico dove sta l'errore, io non mi limito a dire dove sta l'errore, io mi impegno anche a dare la soluzione all'errore che questi hanno commesso. Secondo me questo è un metodo nuovo per portare avanti una sana amministrazione in una città che si vuole definire moderna, europea e civile. L'ultimo sondaggio del 31 dicembre IPR Marketing pubblicato dal giornale la dà in vantaggio leggero sugli altri competitor. Posso eh, questo... correggere? Eh. Mica tanto leggero, insomma parliamo di sei punti. Eh. Vabbè, però stiamo parlando pure di un mese e mezzo fa. Eh. Magari un no, c'è mezzo... stato un altro, però che è stato ah. fatto due giorni fa da, ah. da Ballarò. Sì e l'ha pubblicato Ballarò in televisione, più o meno rispecchia quei sondaggi là. Cioè io si aspettava ho... di essere così in vantaggio? Mi aspettavo, io sto facendo un lavoro enorme sulla città da quattro anni e mezzo, faccio opposizione a questi, vado in consiglio comunale, anche se ho continuato a fare l'imprenditore, evidentemente il fatto che io sono rimasto sul pezzo, perché come, come devo dire... Uh, avendo gli impegni delle aziende mi spettava di diritto anche dopo quattro anni e mezzo fa andare a fare il deputato, il senatore, l'europarlamentare me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto anche di fare, di fare il, il, il capofila per il consiglio regionale ma non mi interessa come giustamente ha detto lei prima io l'ho dichiarato, a me interessano le mie aziende, le imprese creare lavoro, creare occupazione ma in questo momento mi interessa risolvere i problemi della mia città io non sono più disponibile e con me tutti i napoletani a vivere una vita in piccolo. Io non sono più disponibile a vivere nel nostro territorio una vita al di sotto delle nostre possibilità. Ecco, però per arrivare a governare c'è bisogno di raggiungere la maggioranza, anche forse dopo il ballottaggio. Ma ehm, quello che traspare e quello che guardano gli addetti ai lavori, ma soprattutto quelli che un po' di politica ne masticano, è che eh, Lettiri sembra un po' navigare da solo eh, rispetto a quello che magari i partiti tradizionalmente sono soliti mettere in campo, ci sono tante correnti, ci sono tanti pensieri, chi vuole le primarie e lo può fare entro il 31 dicembre, in teoria si potrebbero fare entro 4-5 giorni, ma Taglia la tela per esempio è uno di questi, così come la boccetta dice no è troppo tardi per fare le primarie, dobbiamo stare tutti quanti uniti su Gianni Lettieri, insomma ci sono spaccature in questo centrodestra e questo però porta confusione. Ma io rispetto la dialettica dei partiti, però sono... Sono cose che non mi appartengono, cioè voglio dire tatticismi, operazioni, li lascio a loro. Io penso ai problemi della città e mi candido, come lei sa, alla testa di un movimento civico. Ho tre liste civiche personali sì. che mi appoggiano, più altre liste civiche. Ho piacere affinché tutti i partiti del centrodestra possano riunirsi e stare attorno a me. Non mi interessano le primarie, ma non perché mi spaventa fare le primarie, perché io non appartengo ai partiti. Se non appartengo ai partiti, che, che, che primarie faccio? Insomma, non sono. Non mi sento il candidato dei partiti, io mi sento il candidato della mia città, il candidato di Napoli. Io ho chiesto da tempo ai partiti, a quelli che hanno a cuore le sorti della mia città, di appoggiare il mio progetto civico per Napoli. In primis Forza Italia ha manifestato la sua disponibilità a appoggiare il mio progetto civico e di questo sono contento perché è il partito più importante ancora che sta a Napoli nell'ambito del centrodestra, ma io devo dire la verità non mi limito al centrodestra, cioè io voglio che tutti quelli che sentano, tutti i napoletani che sentono che c'è la possibilità questa volta veramente di voltare pagina, appoggino il mio progetto civico per la città di Napoli. Dopodiché, siccome io non sono come chi amministra la città oggi che lo fa per mestiere perché gli serve lo stipendio, dopodiché, siccome io non lo faccio per mestiere perché il mio mestiere è un altro, se non faccio le cose che dico, io me ne vado cioè non se non faccio le cose che dico non mi lego alla poltrona, ritorno a fare il mio mestiere, ma invece io le cose le farò e le farò bene e innescherò un cambiamento virtuale di questa città. Sì, Non dimentichiamo però che quattro anni fa eh, per poco, pur avendo avuto più, più voti come persona, ma non riuscì a vincere perché ci fu un tradimento finale, sbaglio del terzo polo che alla fine eh, cioè, cambiarono le carte in una notte, e, e va bene, e, e non ce la fece, però eh, questo significa appunto che poi aggregare anche questi partiti, metterli intorno a un tavolo, cercare di coinvolgere è importante. No, per me ha, ha ragione, la domanda è pertinente, la ringrazio, è importantissimo che ci siano i partiti, ripeto, rispetto quel lavoro che fanno anche loro, un lavoro importante, anche se in questo momento non sono ben visti dalla popolazione, però io spero che i partiti possano riprendere quel ruolo che gli appartiene, cioè quello di formare... La classe dirigente, quello di fare politica. Per cui per me il partito è importante. Se dovessero decidere di venire tutti con me ne sarei onorato. Però non posso cioè i problemi, stravolgere il, il mio no, piano. No, non è tanto stravolgere il piano: i problemi della città sono talmente tanti che non posso andare indietro ai tatticismi. Cioè, io non posso perdere tempo a fare le cose che capisco anche che nei partiti è giusto fare. Io sono rimasto in Consiglio Comunale, ho fatto opposizione e voglio far notare una cosa, che in questi quattro anni e mezzo io non ho sentito altre voci fare opposizioni come ho fatto io a De Magistris come ho tenuto io compatta l'opposizione in Consiglio Comunale, e non è stato facile tenerla compatta l'opposizione, perché De Magistris in Consiglio Comunale distribuisce favori e prebende, cerca di prendere i consiglieri del centrodestra, del centro-sinistra, di estrema-destra, di estrema-sinistra, del centro, così come ha fatto nella città metropolitana, che si è preso alcuni consiglieri di Forza Italia facendoli diventare assessori. Io ho tenuto compatta l'opposizione in Consiglio Comunale e devo dire... Non ho sentito grande opposizione, anzi ho visto che, si sono state, che sono state fatte operazioni anche insieme a De Magistris, pur sapendo che erano operazioni che non andavano, andavano nell'interesse della città di Napoli. Avendo fatto questo, avendo rinunciato a fare altro e quindi non a fare politica perché non mi sento un politico, non andare a Roma, non andare a Bruxelles, non andare alla regione, sono rimasto concentrato qua, a questo punto dico. Capisco la dialettica dei partiti, ma io non, non ho il tempo per dedicarmi a quello, lo lascio fare a loro, quando sono pronti io sono disponibile a dialogare e ad ospitare tutti all'interno di quello che è il progetto per salvare Napoli. Ecco, per farvi comprendere, amici telespettatori, anche il momento del centrodestra c'è stata proprio negli ultimi giorni una nuova, eh, una nuova componente che si è realizzata sempre all'interno del centrodestra. Eh. Sto parlando di Napoli Capitale che fa capo a alcuni parlamentari ex di Alleanza Nazionale e di Forza Italia. Ma comunque um, eh, c'è stato un messaggio nei nostri studi eh, realizzato proprio da Enzo Rivellini a Gianni Lettieri che mi farebbe piacere che la regia può mandare per sentire poi la risposta uh, del Presidente Lettieri. Forse può essere l'ultima chiamata questa per tornare un'altra volta nella uh, pace dello centrodestra. Vuoi fare un appello a Gianni Lettieri? Gianni è un amico, una persona per bene, ed una persona che eh, fra di noi c'è sempre stato un ottimo rapporto. Eh, per vincere le elezioni c'è bisogno di una spinta fortissima da parte dei cittadini. Dobbiamo motivare questi nostri elettori e quindi faccio un appello a Gianni affinché eh, si, sieda, si sieda attorno a un tavolo, oh, facciamo le primarie, facciamo le secondarie, facciamo un incontro allargato, facciamo qualcosa. Ma motiviamo il popolo di centrodestra e di destra, il popolo napoletano, altrimenti eh, consegneremo le, na le, le chiavi della città ancora una volta a quell'Attila, a, quell a quella sciagura che è arrivata a Napoli di Gigino Gava De Magistris. Che cosa risponde ma io ricambio il sentimento di Enzo, cioè una persona che stimo, un sentimento di amicizia che mi sento di ricambiare. Io sono disponibile, voglio dire a Enzo ci mancherebbe altro, sono disponibile a dialogare, a sederci intorno al tavolo, a capire quello che bisogna fare per rilanciare la città di Napoli, tenendo però fermo un obiettivo. E l'obiettivo principale è Napoli e i napoletani, se questo non ci comporta perdita di tempo io sono disponibile a dialogare, a vedere insieme quello che bisogna fare e iniziare a parlare di problemi e di soluzioni. Onestamente credo che le primarie, ma non è che mi spaventano le primarie, cioè quello che voglio dire agli amici, ma le primarie, i consiglieri comunali stanno con me, i, 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 i cittadini, anche dai sondaggi che lei prima diceva, ci sono non è quello il problema il problema è che io non posso fare sondaggi di partiti perché sono un candidato civico posso invece come giustamente diceva Enzo Rivellini dialogare, dialogare sederci intorno a tavola e capire le cose che bisogna fare bene io accetto il messaggio che, che mi ha mandato Enzo sono ben disponibile quando vogliono ci incontriamo purché si discuta dei problemi della città e non dei problemi dei partiti e ne vede questo è importante questo passaggio perché eh, l'unità eh, anche di un'idea Sotto forma poi che si materializza nel voto, quindi nella preferenza, è risulta fondamentale in una battaglia che vede il centrodestra navigare contro il Partito Democratico, contro i 5 Stelle, so, contro eh, Bassolino, contro dei magistri, insomma, sono persone anche che hanno dei voti, anche loro hanno un bacino elettorale. Quindi riunirsi. Secondo me è una bella apertura quella ma da parte sua, che va anche al di là posso dire, delle, delle tante ideologie, forse diverse dire. che ci sono. Assolutamente sì, anche perché Enzo è uno di quelli che, come me, ha a cuore le sorti della città. Cioè io lo so come ragiona e lo so che lui quello che fa lo fa per il territorio e lo fa per la città, e allora anche io lancio un appello. Proprio per questo li capisco, ma proprio per questo non perdiamo tempo, sediamoci intorno a tavola e vediamo quello che dobbiamo fare. Bene così, un bel riconoscimento arriva da Mara Carfagna, che mi sembra la persona più leale che nello scenario politico, non per niente una donna. Io ho una grande stima delle donne in politica che non sono mai inalate non sono mai indagati, non fanno mai, confu mai confusione non rubano, non fanno niente le donne in politica sono eccezionali ma non solo in politica, lei eh. si sbaglia perché le donne sono eccezionali anche in lavoro anche nel lavoro, sì, anche sono, nel lavoro. sono cioè una garanzia quando ho una collaboratrice è donna secondo me, non senza offesa ma ci vogliono tre uomini certo, per certo. fare il lavoro di quella donna e poi eh, sono di fiducia e a proposito di questo le chiedo, Bassolino proprio qui nei nostri studi disse per prima che presenterà la sua squadra prima eh, della, di presentarsi poi alle elezioni, e farà lo stesso io adesso è presto per parlarne, diciamo alcune delle cose più importanti della mia squadra verranno presentate prima e poi nel ballottaggio la squadra completa. Alcune, alcune, alcuni elementi essenziali della squadra sicuramente... Ha sì. già qualcosa in mente? Ho già qualche cosa in mente, ma è presto per parlarne. Certo che sì, per un ma Di competenza. Di competenza. Di Quindi parliamo non proprio strettamente politico, ma anche tecnico. Assolutamente diciamo. sì. Eh. Non tecnica, competenza, perché... La, il tecnico è una cosa e le competenze un'altra. Io per esempio ho delle competenze ma non mi sento un tecnico. Credo che insomma solamente tecnici, solamente politici, io so, bisogna, bisogna fare un po' un, un mix e dare a ognuno, ci può essere anche il politico che in quel settore ha dimostrato di saper fare bene e quindi in quel caso viene scelto il politico ma per competenza. Abbiamo 30 secondi, la sua telecamera è quella, la città la sta guardando eh, ed è curiosa anche di conoscere... L'idea di, di Gianlettieri per eh, appunto, la portata di primo cittadino. Eh, prego. Beh, la mia idea è quella di far diventare Napoli una città moderna, civile, europea. La mia idea è che noi dobbiamo smettere di piangerci addosso, reagire, spendere i fondi che abbiamo disponibili perché abbiamo i fondi disponibili guardare all'Europa e finalmente innescare un meccanismo di crescita. La mia idea è fare in modo che i 200.000 ragazzi che escono dalle cinque università che abbiamo a Napoli trovano qui un terreno accogliente per fare impresa. La mia idea è creare lavoro, 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 che è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno e poi sicurezza. Ho detto prima quello che bisogna fare per la sicurezza. Insomma, in due parole, la mia idea è dare un futuro migliore ai napoletani. Io non riesco più a vivere una vita in piccolo, una vita al di sotto delle nostre possibilità insieme ai miei concittadini e per questo ho deciso di metterci la faccia, di scendere in campo in prima persona, di non stare più in tribuna a criticare, ma dare soluzioni. Fin qui Gianni Lettieri, candidato alla portura di primo cittadino, che naturalmente ritroveremo sicuramente più avanti anche nei dettagli poi di una campagna elettorale che si annuncia a Pilotecnica con candidati che battaglieranno fino all'ultimo per conquistare la leadership, ma eh, io mi auguro che lo facciano nello stile anche di Gianni Lettieri, che come avete visto oggi non ha offeso nessuno, ha soltanto parlato del suo programma e ha chiesto a voi cittadini di essere seguito ed eventualmente premiato con il voto. Grazie a Gianni grazie Lettieri. A voi, grazie, grazie a voi, grazie dell'opportunità. Grazie a tutti che ci avete seguiti. SOS Campania, come sempre, torna la settimana prossima.